Buonasera a tutti, grazie. Prego. Abbiamo voluto stare in mezzo appunto al sistema e il sistema, l'orchestra junior del sistema italiano è qui a Lanciano. Io come presidente della scuola civica che rappresento insieme al tutto il CDA, che saluto e ringrazio la segreteria e quant'altro, tutta l'organizzazione della scuola civica, siamo insieme all'orchestra, a questi ragazzi e a tutto il direttivo, addirittura ci saranno anche delle sorprese. E quindi solo un saluto istituzionale e poi diamo il là a questa magnifica orchestra e questa cornice di un teatro gremito da lancianesi, ma da tantissime persone di tutto il mondo, direi. Approfitto per salutare tutti quanti, tutti presenti. Avere un teatro così gremito non è mai molto semplice. Ringrazio tutti i ragazzi presenti, un particolare saluto naturalmente all'ambasciatrice del Venezuela, gli amici, gli ospiti, tutti quanti. E naturalmente permettetemi di ringraziare Roberto, perché Roberto ha voluto questa bellissima operazione, questo sistema. Vogliamo avvicinare i ragazzi alla nostra scuola civica. So che in platea la dottoressa Sabarese, la nostra dirigente, che saluto, perché è grazie a lei che si è costruito poi questo progetto, questo statuto della nostra scuola civica, che adesso sta avendo un grande successo. E naturalmente vogliamo che sempre più ragazzi si avvicinino alla musica. Vedete, noi vogliamo soltanto che i ragazzi si avvicinino alla musica per crescere dal punto di vista sociale e dal punto di vista culturale. Poi se in mezzo ai giovani uscirà pure qualche Mozart ci farà piacere, ma non è quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è avvicinare e preparare un pubblico edotto a stare seduto in platea come possiamo essere noi e capire quello che stiamo ascoltando. Quello è l'obiettivo principale, avvicinare i ragazzi un po' per far piacere. Per cui grazie a tutti per quello che fate, naturalmente buona serata a tutti i presenti. Per me è un grandissimo onore essere qua a Lanciano, in nome anche del mio governo, in nome del sistema di orchestre creato per il maestro Abreu. È una grande emozione perché vedere replicare questo meraviglioso progetto qua in Italia è sempre bello, bello perché in ognuno di questi ragazzi c'è il futuro del mondo, per cui io considero che solo loro hanno queste armi che ci hanno in mano, che ci possono salvare, sono le uniche armi che ci possono salvare nel mondo. Questo lo sapeva molto bene il maestro Abreu quando nel 1975 ha voluto creare il sistema di orchestre. Da noi tutto l'appoggio possibile per questi ragazzi, per tutto quello che farete nel futuro per appoggiare il sistema Italia e per creare veramente i nuovi creatori di bellezza del mondo che tanto abbiamo bisogno per andare avanti. Grazie Lanciano, grazie Sindaco, grazie al Presidente e grazie a tutti voi presenti. Thank you.
I am really happy to be here in Lanciano to work with this wonderful orchestra, many nucleos, many children to love music, to love make music together. It's like a family. In these 3 days, we make a hard work. We make many pieces. You know, with this idea from El Maestro José Antonio Abreu to work hard, really, really hard, to be a big concert. That is our idea, our project in this week. The work with El Maestro José Antonio Abreu is always eternal. We are here in many cities in Italy to make music together, to make this experience live, to give the children this opportunity to make culture, to make music, to play an instrument. This is the future for the music. At Lanciano, I love the city. I take many pictures, all the street, all the Basilica too. They have here a great opportunity to practice, to have a big location in the Scuola Civica with many rooms. The children can play with different teachers. This is fantastic. It's fantastic to be a real, you know, a real house to make music, to make this hard work with the older orchestra. Questa sera è un evento importante, l'Orchestra Junior del Sistema, di cui la Scuola Civica fa parte del nucleo del Sistema Abruzzo. Da pochissimo abbiamo avuto la fortuna di essere dentro in questa in questo
questo contenitore importantissimo, un contenitore, diciamo, molto nobile, ma anche necessario perché in questa società è importantissimo stare in mezzo anche a chi ha delle situazioni di svantaggio, delle situazioni dove non si può permettere musica. Quindi che cos'è questo sistema che la Scuola Civica ha attivato e sta portando avanti grazie soprattutto al Comune di Lanciano, se no chiaramente non potevamo farcela. L'orchestra del sistema ha scelto proprio Lanciano come sede di concerto, ma soprattutto anche come sede di formazione. Infatti in questo ponte dell'Immacolata in questi 3 giorni ci sono state conferenze, ci sono state tante situazioni di confronto per quanto riguarda il sistema Italia di orchestra e cori. Bravissimi, l'ultima volta, bravi, ci mettiamo anche i corni, sì, facciamo da covo, corni e trombe, covo e percussioni. Grazie Roberto, grande entusiasmo, grande voglia di crescere con la Scuola Civica, un grande passaggio, un incontro che ha della musica come punto di riferimento, ma che normalmente vede nel sociale anche altrettanta importanza. Ragazzi che hanno voglia di stare insieme, ragazzi che hanno voglia di misurarsi. Suonare in un'orchestra non è mai facile, ha bisogno di docenti di livello. La Scuola Civica sta raggiungendo veramente dei grandi risultati, e ne va merito al Presidente, a tutto il Consiglio d'Amministrazione. Questa in particolare salutiamo, questo sistema Abreu che vede questa presenza importante anche dell'ambasciatrice venezuelana qua in Italia, la certezza che questa iniziativa possa avvicinare ancora più ragazzi alla nostra Scuola Civica, sapendo tra l'altro che insomma, la Scuola Civica non è che può tenere corsi per centinaia e centinaia di ragazzi, ma naturalmente dobbiamo limitarli purtroppo. È una questione di spazio, è una questione di docenti, è una questione proprio di numeri. Ma insomma penso che il Presidente De Grandis con il suo consiglio sa benissimo come si deve gestire anche queste situazioni di sovrannumero, per le quali siamo contentissimi, perché è la prima volta nella storia della Scuola Civica che abbiamo un problema di numeri. Ma quello che io dicevo sin dall'inizio, quando è stato nominato Roberto De Grandis Presidente della Scuola Civica, dovevamo alzare l'asticella e Roberto ci sta riuscendo, il livello è molto alto. La professionalità è molto alta, vogliamo avvicinare molti giovani alla musica, perché non possiamo essere città della musica soltanto sulla carta, lo dobbiamo essere anche negli spettatori, cioè tutte quelle persone che vanno a sentire un concerto devono essere non tanto professionisti ma anche fruitori di una musica di alto livello. Per cui grazie a De Grandis, grazie a tutti quelli che lavorano con lui per la riuscita di questi eventi. Stasera è una bellissima serata in onore dei ragazzi che vengono da fuori. Nel momento in cui il nostro presidente della musica civica, Fedele Fenaroli, ci ha detto che c'era la possibilità di promuovere questa iniziativa, noi come amministrazione ci siamo sentiti sia in dovere ma anche con piacere di dover aderire, perché è un'opportunità per i ragazzini più fragili, ragazzini di fasce economiche disagiate, con diverse abilità e anche stranieri. Quindi è il metodo Abreu per noi, per la nostra amministrazione comunale, significa un momento di grande inclusione sociale, di aggregazione e di avvicinamento al contesto musicale. E perché no? Magari qualche ragazzino che impara a suonare e ha voglia poi di continuare nel futuro potrebbe essere anche un modo per mettere le radici in una professione. Siamo qui a Lanciano questa sera, una bellissima serata. Siamo molto contenti di aver organizzato il nostro meeting annuale di tutti i nuclei qui a Lanciano, perché Lanciano ha una tradizione musicale molto bella. E in più abbiamo il piacere di avere con noi nell'associazione la presenza dell'associazione di Roberto De Grandis, il maestro, col quale abbiamo appena siglato questo accordo di collaborazione reciproca. E devo dire che da questo punto di vista promette molto bene.
abbiamo visto la struttura della scuola, abbiamo visto le aule, abbiamo visto gli insegnanti, abbiamo visto l'impegno che questa persona ci mette nella promozione della pratica musicale, che è quello che noi facciamo, ma lo facciamo non solo per quanto importante e i benefici che dà fare musica nella vita, ma anche perché lo facciamo per uno scopo sociale. E infatti il sistema delle orchestre giovanili, quello venezuelano, è nato proprio con questo scopo, tirare fuori dalle favelas dei bambini disagiati, dei bambini in situazioni familiari difficili o difficoltose. Questa è la nostra missione. La nostra associazione conta quasi 30 nuclei dislocati su tutto il territorio e con loro portiamo avanti questo tipo di iniziativa che sta dando dei risultati interessanti sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista sociale. Ringraziamo anche il sindaco perché c'è stata veramente un'accoglienza familiare, ci siamo sentiti a casa nostra. Tutto il centro storico, tutta la città ha questo clima musicale non solo natalizio ma anche di aggregazione, che è uno dei principi fondamentali della nostra associazione, per cui contiamo per il futuro di sviluppare delle bellissime iniziative ancora insieme. Don't forget this, sister! Berta, Bologna, Regia, 1, 2, 3. Thank you.